forse. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Facciamo che tu fai po'. Com'era il solfeggio? Su, giù, po, po. 3, 2, 1. Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Poi mi spieghi che cosa ci fai con questo. In realtà l'idea di questo video è nata da questa foto che io ho pubblicato su Instagram qualche giorno fa. La citazione di questa foto è molto bella ed è vero, fondamentalmente è vero. Uno dei modi migliori per viaggiare sicuramente è leggere. Se non c'hai soldi per viaggiare. O se proprio non puoi viaggiare in senso lato. E quindi abbiamo pensato che poteva essere carino parlarvi dei nostri ultimi libri acquistati. Flavio ci è andato giù un po' più pesante di me, però vi faccio vedere quello che ho comprato anch'io. Sì, io non è che ci vado giù pesante, nel senso che io avevo accumulato una serie di libri sulla lista dei desideri di Amazon che stavano lì, qualcuno anche da 2-3 anni, e ne ho comprato più di qualcuno, quindi adesso vi faccio vedere. L'ho fatto questo acquisto perché ero arrivato alle ultime 10 pagine di questo, che mi ha regalato questa. Questo. Questo qui è un libro scritto da questo tipo, Emanuele Santi. Campo Marzio parla della storia, diciamo che è uno spaccato della vita di un ragazzo, che poi dovrebbe essere autobiografico, quindi lui, che gioca a pallone, le prime avventure scolastiche. Diciamo che è bello, è scritto bene, ma non va da nessuna parte, nel senso che non c'ha una trama da seguire, cioè non ha uno scopo. È uno spaccato di vita. È molto interessante perché parla della Roma dei primi anni 80, quindi credo si svolga nell'81. Tu considera che l'autore è un tuo coetaneo. E quindi è interessante per quell'aspetto lì, fa vedere, parla della Roma e della vita che si faceva nell'81-82, anche molto a sfondo calcistico, perché lui è un amante del calcio, giocava a calcio e grande tifoso della Roma. Parla tanto di calcio e parla tanto della Roma, i rioni sì. Romani, ho detto bene, perché sì, non l'ho basta. Letto. Però ho incontrato l'autore 2 anni fa, ero stata alla presentazione di questo libro e quindi ho pensato che poteva essere un libro che a Flavio poteva interessare e che poteva anche piacergli e quindi glielo... No, sì, non è male, però ecco, io sono più per... A me piacciono gli eco thriller, come si dice, un genere molto particolare. Finito quello ho comprato questi altri libri, che sono 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, Il Campo dei Santi di Jean Raspail. Eccolo qua. È venuto fuori da una discussione su Facebook che era emersa su immigrati e modi di integrazioni, stili di vita, culture diverse che si integrano. E questo qua è un libro del 70, se non erro. E quindi niente, se ne è parlato molto di questo libro perché tratta proprio questo argomento in forma di romanzo. Attenzione, Philip Dick, La svastica sul sole. Philip Dick è uno dei più grossi, vabbè, poi lo penso che lo sapete, scrittori di fantascienza del Novecento, insieme ad Asimov più o meno. Philip Dick è quello che ha scritto I robot sognano pecore elettriche, dal quale è stato tratto Blade Runner. E questo libro mi incuriosiva, intanto per l'autore, che non ho mai letto niente di Philip Dick, so che è uno dei numeri uno, ma mi piaceva molto l'ambientazione, è un romanzo anche questo, si svolge nel dopoguerra, ma della seconda guerra mondiale, ma in un'ambientazione in cui la Germania ha vinto la guerra. Ah, ok. Quindi un'ambientazione alla Fatherland, per capirci, di Harris. Molto interessante, mi incuriosisce molto. James Corey, Leviathan, il risveglio. Eccolo qua. Questo qua l'ho individuato seguendo le preferenze su Amazon, semplicemente perché a me piace molto anche la fantascienza, volevo un libro di fantascienza che non fosse una minchiata, ho letto le recensioni di questo, ne parlano, cioè, quasi 5 stelle piene su 190 e più recensioni, sono venuto a sapere che da questo libro hanno tratto la serie di Netflix Expanse, che ho messo anche lì nella mia lista di Netflix da vedere in futuro. Ovviamente non la vedrò, leggerò prima il libro, che tra l'altro ha anche dei seguiti. Ne parlano tutti molto bene e quindi... Wolfgang Beringer, Storia culturale del clima. Allora, questo libro qua mi è stato segnalato da mio padre. Mi interessa molto il clima. Mi sono letto parecchie cose sul clima, sui cambiamenti climatici e tante altre cose. È molto interessante perché tratta di alcuni argomenti, se la gente magari spesso ignora, che hanno fatto la storia ma aiutati dal clima. Un esempio su tutti. Quando c'era Annibale, doveva invadere Roma, è passato, come sapete, e lo sapete, è passato dalle Alpi, fregando i romani, con tutti gli elefanti. Ma in realtà, a cosa
cose normali non l'avrebbe potuto fare. Questo autore qui analizza tanti di questi aspetti qui. Per esempio, in quell'occasione lì ci furono una serie di anni, 10 o 20 anni, in cui il clima ci fu un riscaldamento, un piccolo riscaldamento che non fece gelare i passi di montagna. Per questo Annibale riuscì a passare e riuscì ad attaccare Roma. Questo autore analizza tanti di questi aspetti dove ha avuto un ruolo molto pesante il clima. Anche pensare come i vichinghi sono arrivati in Groenlandia, anni di riscaldamento. In quegli anni, quando i vichinghi attraversarono e arrivarono giù nel Nord America, la Groenlandia era molto più calda. E questo autore analizza tutti questi aspetti a sfondo storico e fa capire come il clima ha un ruolo fondamentale su anche gli accadimenti. Ma poi quelle cose sulle variazioni del clima che hanno avvantaggiato fatti storici me le racconti senza che mi leggo il libro? No. Te lo leggi? No, raccontami. Il sapere costa si fatica. Tramanda, il no, sapere costa, si tramanda. Costa fatica. Dai, raccontami. Forse qualcuno. Attenzione, Salinger, il giovane Holden, che ho già cominciato a leggere. Molto interessante. Intanto io questo libro l'ho voluto prendere perché per tutto quello che si nasconde dietro questo libro, cioè sembrerebbe che tanti aspiranti suicidi o no, comunque sia persone che hanno compiuto gesti estremi, adesso non vorrei dire una minchiata, magari poi sotto me lo scrivete, credo che quello che ha tentato di assassinare Reagan stava leggendo questo libro, quello che si dice abbia ucciso Kennedy stava leggendo questo libro, tanti di questi personaggi avevano a che fare con questo libro e allora lo voglio leggere. Tra l'altro io pensavo che fosse un mattone stile 1800, in realtà no, assolutamente moderno, il 47 l'hanno scritto e si svolge in epoca moderna, tutto qua. Questi sono i libri che lui ha comprato per la pausa estiva fondamentalmente, non riuscirai a leggerli tutti? No, penso un paio, diciamo che un paio per tra luglio e agosto li leggo, poi gli altri non lo so. Diciamo che per come letture pre-sonno vai sul pesante. Beh, perché? A parte quello sul clima, gli altri sono romanzi. Cioè, no, io sono una di quelle che difficilmente non lo finisce. Anche io. Io generalmente mi ostino, anche quelli che non mi sono piaciuti, in qualche modo li ho comunque sia sempre portati a termine. Anche io. Io poi sono una che non inizia un altro libro se non ha finito quello che sta leggendo, per cui... Sì, anch'io raramente ho accannato libro, forse ne ho accannato uno o due, cioè tipo Gomorra l'ho accannato, perché Gomorra è illeggibile, nonostante quello che si dica, pensa poi a leggere Gomorra. È lento, è noioso e fondamentalmente non dice niente che non si sappia, comunque. Allora, io vi parlo soltanto di tre libri, che poi in realtà sono due libri e una specie di guida, un testo guida, ma adesso capirete. Allora, il primo libro di cui vi voglio parlare, io l'ho comprato in realtà in formato Kindle ed è questo qui di John Niven, si chiama A volte ritorno. A volte ritorno io l'ho conosciuto grazie a Valentina del canale Vaxel 2007, a cui, se mi sta guardando, mando un bacione. Quando lei ha parlato di questo libro mi ha fatto, come si dice, crescere molto la curiosità. E ha fatto salire l'hype. M'ha fatto, sì, veramente... parecchio e non so, forse il suo modo di raccontarlo mi aveva incuriosito davvero tanto. Comprare i libri in formato Kindle è veramente il tempo di un click, perché poi ti vengono subito caricati nel Kindle stesso, quindi poi inizi a leggerlo da subito. E questo è molto divertente perché qua praticamente l'autore va a immaginare quello che potrebbe succedere se a un certo punto Dio si riaffaccia a guardare quello che succede nel nostro mondo, decide che rispetto a come l'aveva lasciato ne rimane negativamente colpito e decide di rimandare sulla terra Gesù, trentenne, a cercare di sistemare un po' le cose, a cercare di farci nuovamente da guida. E è molto divertente, ha un umorismo, non voglio dire nero, ma un po' ci si avvicina. Intanto è pieno di parolacce, cioè diciamo che per i credenti, ma non perché uno non debba essere credente nel leggerlo, però magari qua e là potrebbero esserci delle frasi un po' più esagerate, con qualche parolaccia di troppo, e soprattutto la cosa che invece a me divertono, sono sincera, lo dico, la cosa anche divertente è che qui tra i vari personaggi che ruotano attorno alle vicende di Gesù, che da trentenne torna sulla terra, ci sono anche personaggi noti, politici, VIP, cantanti, cantautori, musicisti, insomma gente nota, qualcuno ahimè scomparso, morto, qualcun altro ancora esistente. In un qualche modo vengono fatte delle caricature di questi personaggi. È veramente stata una lettura sorprendente, divertente e ovviamente leggera, però molto molto carino, perché poi no,
Tutto parte dal fatto, dall'osservazione che, insomma, l'uomo sulla Terra, più che far bene, ha decisamente fatto male. Con tutte le carestie che ci sono state, tutti i conflitti mondiali, le guerre attuali, il razzismo, il nazismo. È stato molto divertente, mi è piaciuto tanto e ringrazio Valentina che ne ha parlato in un suo video e io da là ho deciso di comprarlo. Poi, sempre seguendo invece un'altra youtuber, lei si chiama Alida del canale Alidinamos, lei ha parlato molto bene di questo testo qua, Il seggio vacante della Rowling, che tutti conoscete per l'infinita saga di Harry Potter. Io personalmente Harry Potter non l'ho mai potuto sopportare perché sono degli anni 80, io sono cresciuta con Lady Oscar, a me Harry Potter, maghetti e magie varie non interessano. Però Alida, nel parlare di questo testo, di questo romanzo, è stata chiara dicendo non c'entra assolutamente niente con Harry Potter, in qualche modo è uno spaccato della società inglese che ci azzecca parecchio, fondamentalmente ruota tutto intorno a questo paesino che generalmente, no, dovrebbero essere i luoghi più belli e tranquilli in cui vivere, e invece in ogni paesino ci sono tutte le dicerie, gente che si guarda male, gente che sparla. Ho appena iniziato a leggerlo, sono arrivata qua, ma già mi sta piacendo molto e quindi sono contenta di aver seguito il consiglio di Alida. E sempre seguendo il consiglio di Alida ho comprato un terzo libro, che però non è un vero e proprio libro ma è una guida, questa. E ho pensato, meno male che il corriere non lo sa quello che c'è dentro il pacco, se no faccio un po', no? Una figuraccia, nel senso. Però l'ho voluto comprare perché, nonostante io sia laureata in biologia, comunque sia sulla cellulite non ci ho mai capito più di tanto, se non il fatto che la cellulite non è una malattia, come dice la pubblicità della Somatoline. No, però se tu dici che è una malattia vendi di più, e quindi tutti a dire che la cellulite è una malattia. No, non è una malattia, a meno che tu non ce l'hai per derivazione di qualche patologia, ma quello poi è un altro discorso. Intanto è scritta effettivamente da un'estetista, si chiama Cristina Fogazzi, e forse qualcuno di voi, o forse anche tutti, non lo so, la conoscono già, è l'estetista cinica, sul web è molto molto presente. E Cristina Fogazzi ha scritto questo testo a quattro mani con il dottor Enrico Motta, che è un chirurgo. Onestamente, secondo me, è scritto anche bene, nel senso che il dottore di suo ci ha messo degli inserti medici, e Cristina Fogazzi ha scritto tutto il resto rendendolo molto comprensibile a chi mastica poco di estetica e anche di medicina. Qui Cristina Fogazzi è stata brava, ha fatto quella che io chiamo la divulgazione scientifica per chi non ci capisce nulla, spiega bene che cos'è. Io ho scoperto che fondamentalmente, tutto sommato, non ce l'ho la cellulite. Mi stavano venendo dei dubbi e invece ho scoperto che non ce l'ho. E lo dovevi leggere in un libro? Sì, assolutamente. Ho scoperto come si prende la circonferenza addominale, la circonferenza del polso, come si calcola la massa magra e la massa grassa. Ho scoperto un sacco di cose che se non le fai tutti i giorni non è che devi necessariamente saperla a priori. Tu lo sai fare? Ma non è di mio interesse. Ecco, appunto, non era di mio interesse neanche nel mio caso, finché non ho pensato, oh mio Dio, ma che questa che è, cellulite? E lo era? No, non lo era. Botta di culo, non era cellulite, e quindi la cellulite è una malattia, sappilo. Non è vero, ecco perché vicino al libro c'era il metro, la Rollins, il libro sulla cellulite. Guarda, non fare il classista in base alla mia lettura, alle mie letture, sei un po' basica. No, non t'azzardare a fare il classista. Oh, io voglio andare a dormire tranquilla la sera. Cioè, tu non devi smettere di giudicare le persone da quello che leggono, no, comunque sia. Sì, eh? No, aspetta, ecco, no, perché no, io mi sto pure leggendo la guida clinica alla cellulite, però non ci trovo proprio niente di frufru. Allora, no, è vero che non bisogna giudicare, però sì, anche sì. No, io invece una roba del genere l'ho comprata proprio per avere un aspetto critico nei confronti di tutti quei prodotti che le aziende cosmetiche trattino cosmeceutiche ci vogliono vendere per trattare la cellulite. Allora, no, due cose vi devo dire. Prima cosa, ho finito di vedere la serie Pretty Little Liars.
Lions. Diciamocelo. La prima volta che vi ho detto che stavo seguendo questa serie, in tante mi avete scritto: wow, Fede, sì, figata, l'ho vista anch'io, è carina, figa, vai avanti, guardala tutta, guardala tutta. Ci fosse stata una, no, dico una, che mi abbia avvisato del fatto che non finisce. Cioè, io mi sono vista, che saranno state 20 puntate per 6 serie, per 6 stagioni, la fine dell'ultima puntata della sesta e ultima stagione attualmente disponibile su Netflix non è la fine della storia. Scusate, ma me lo potevate dire? Io me lo guardavo con un po' più di calma, invece lì tutte le sere a guardarmi 2 puntate a sera, perché erano tante, mi volevo sbrigare, e invece non sono arrivata da nessuna parte perché non è finito. A parte questo rimprovero per voi, mo ve lo beccate tutto. No, la seconda cosa che vi volevo dire, parlando sempre di serie su Netflix, ho finito di vedere 13 a me è piaciuto veramente veramente tanto. Non solo seguire la serie, ma mi è piaciuto anche vedere lo speciale che in automatico mi ha fatto partire dopo l'ultima puntata, il documentario che racconta da chi è prodotto, perché è stato prodotto e quali criteri hanno seguito nella lavorazione delle riprese. Io vi consiglio, nonostante il tema eticamente discutibile perché si parla di suicidio giovanile, vi consiglio di guardarlo e di guardare anche il documentario relativo, perché questa serie è nata con uno scopo ben preciso, quello di spiegare soprattutto ai giovani di oggi che cosa vuol dire isolare gli altri, non capirli, non avere empatia nei confronti degli altri, non pensare quella persona si comporta così perché magari sta passando un periodo problematico, magari gli è successo qualcosa, ma limitarsi a prendere in giro le persone, e spiega perché è sbagliato. Quel documentario lì dovrebbero mandarlo prima del telegiornale, tutte le sere, più volte a sera, perché dice cose veramente molto importanti. Che pesantata sto video. Ma no, ma dai, ma perché? È pesante? No, togliamo la metà dei libri che hai detto te. Ecco, ma perché? Ti taglio, ti trovo. Perché mi devi censurare? Ti censuro. Ma ti censuro sì, ti ho detto parliamo di un po' di libri comprati, arrivi con 6 libri. Te sei comprata... Guida la cellulite. Batta la pesca e quella che scrivi... Da... So. Ma non ci sono né maghi né maghetti, ancora, invece è scritto molto bene, molto scorrevole, di quelli che piacciono a me. Ma io non mi fido. E soprattutto parte con una morte. Io non mi fido e soprattutto la voglio punire. Chi? La Rowling? La Rowling. Perché? Perché ci ha rotto l'anima con Harry Potter. Ma che ci ha rotto l'anima con Harry Potter? Quella ha creato un filone, ha visto che andava bene e l'ha portato avanti, c'ha la famiglia da mantenere. Ma quella ha fatto il grano vero. Vabbè. Ha fatto il grano vero, ma tu hai tutta invidia. Ma sì, tutta invidia. Ma certo. Perché al maghetto non ci ha pensato prima te, quindi tutta invidia. La sapete una cosa? Madonna vi prego, la sapete una cosa? Questo chi sarebbe io? Lui legge i libri senza aprirli. A me se c'è una cosa che mi manda fuori di testa è lui che legge i libri e tira. Dammi il giovane Holden. Passamelo. Ma il giovane Holden ho iniziato adesso, non si può vedere. A parte che lo struscio a terra. Cioè, guardate, lo vedete? Lo vedete? Cioè, se io voglio leggere la prima pagina saltando, ecco, lo vedete lui come legge? Lui legge così. Lui si affaccia. Lui non è che apre il libro, lui lo dischiude, cioè così, ci butta l'occhio. I miei libri sembrano non letti. Legge. I miei libri effettivamente sembrano non letti. I miei? Sono distrutti. Quando io li apro ci passa proprio il pugno, ciao. Una cosa terribile. Una cosa terrificante. No. Ma perché questo ho letto 20 pagine, proprio così. La prima volta che gli ho prestato un libro, ha visto che lo aprivo così, io... Ho preso un colpo. Flavio, ma non si... Abbi pazienza, amore mio, luce dei miei occhi, battito del mio cuore. Tu non puoi leggere così. C'è bisogno di squinternarlo per forza? Certo, perché i libri devono essere vissuti. I miei non sono devono vissuti. Essere manualmente no, i miei vittime. Vedi come devono sono... essere... Devono portare i nostri segni no. Addosso. No, i miei ci metto la firmetta sopra, li firmo tutti sì, quanti. Sì, fai vedere la firmetta sopra per piacere. No, la firmetta, la data. La data, dove li ha comprati? Non si vede un... Amazon. Cioè. Sì, è la data.
Lo sapete qual è un difetto del Kindle? L'odore della carta. È che tu non hai l'odore della carta e soprattutto tu non ti ricordi la copertina. E certe volte non ti ricordi manco il titolo del libro che stai leggendo e certe volte manco il nome dell'autore ti ricordi. Guarda che sono cose importanti, eh? Sì, perché poi vai in libreria e mentre giri tra ti ricompi lo stesso libro. Ti ricompi lo stesso libro, che ho già fatto. Già mi è capitato. Grazie per averci ascoltato fin qui. Complimenti se siete arrivati alla fine del video, qualcosa mi dice che sarà lungo. Qualcosa mi dice che sarà pesante perché magari non è proprio nel nostro trend recensire i libri, anche perché non siamo recensori. Assolutamente, però. Come avete visto, non siamo minimamente consigli in grado, per la lettura. Però sì, ecco, abbiamo voluto dare qualche consiglio per la lettura. Mm-mm. Sì, beh, nel senso che magari non sono proprio estive, però... Se vi è piaciuto il video però fatecelo sapere lasciandoci il pollice in su. Scriveteci se vi va quello che state leggendo voi, perché magari prendiamo spunto anche dai vostri consigli. Sì, ok. Un bacione. Ciao. Alla prossima.